Il consorzio del pecorino romano sarà pioniere nel progetto europeo Life Magis Made Green in Italy per i formaggi ovini e pasta dura. Per raggiungere questo risultato sarà fondamentale il contributo delle aziende produttrici che dovranno rispettare un rigoroso protocollo che prevede la riduzione dei consumi termici e idrici a favore di un ulteriore miglioramento dei risultati sulla strada della sostenibilità ambientale delle filiere produttive. Hanno dato adesione al progetto LegaCoop con il presidente regionale Claudio Assori e il direttore generale Daniele Caddeo e la Confindustria della Sardegna Centrale e del Nord Sardegna, rappresentate dal presidente Giovanni Bitti e dal vicepresidente Pierluigi Pinna. Il progetto pilota ha debuttato 4 anni fa per iniziativa dell'azienda Foi di Macamer, la Concordia di Pattada, la Sarda Formaggi di Budusò e la Fratelli Maoddi di Nuragus. Tecnici ed esperti di Enea e dell'Istituto Nazionale per la Bioeconomia hanno compiuto tutte le rilevazioni necessarie a certificare la situazione esistente e tutte le 4 aziende sarde sono state promosse allo step successivo, quello in cui, mettendo in atto le indicazioni, la performance ambientale sarà ulteriormente migliorata. Lo studio della cosiddetta impronta ambientale, ovvero dell'inquinamento prodotto negli allevamenti e nelle aziende di trasformazione, sarà ora presentato al Ministero dell'Ambiente, che rilascerà una valutazione media sul livello di sostenibilità. A quel punto, tutte le aziende isolane associate al consorzio del pecorino romano potranno avviare il percorso per ottenere il marchio Made Green in Italy, valore aggiunto per il nostro prodotto leader dell'esportazione anche sul mercato nazionale e internazionale.